nel sumo deadlift high pull il kettlebell è sulla stessa linea dei piedi. Le gambe sono leggermente aperte con le ginocchia che puntano verso l'esterno seguendo la punta dei piedi. Le gambe spingono, le braccia iniziano a tirare quando la corsa delle gambe è finita, quindi quando le gambe sono completamente stese le braccia iniziano a tirare, non prima. Stessa cosa, scenderemo quando le braccia saranno completamente distese, allora cominceremo a scendere piegando le gambe. Quindi spinta dalle gambe, kettlebell che viaggia verso l'alto grazie a questa spinta, 1, 2, 3 e giù. Posizioniamo il movimento in questa fase, diciamo, di spiegazione e andiamo a vedere il movimento fatto per intero. Gambe spingono, spinta esplosiva, il kettlebell viaggia verso il mento. I gomiti sono sopra la linea delle spalle e le mani vanno a finire sotto il mento. Durante l'ultima fase i glutei si contraggono, l'addome è in tenuta e il tallone non si stacca mai dal pavimento.